Rispondere con l'inganno e le bugie. Di che parli? Da quando sei qui mi hai creato solo problemi. Io ti ho creato problemi. Tu sei la causa dei tuoi problemi. La mia famiglia è a pezzi e Paola è andata via per colpa tua. Ma come puoi dare a me la colpa di questo? Tu l'hai ingannata. L'unico vero responsabile sei tu. Prima che arrivassi andava tutto bene. Non ti preoccupare, tranquillo. Non penso di dire a mio figlio che sei suo padre. Ti ho detto che avrei parlato con lui. Non c'è bisogno che continui a mentire. Non voglio più dire la verità a Manuel. Perché hai preso questa decisione? Non ti permetterò più di ferirlo. Ti stai sbagliando, Lucia. Non ti sembra che abbia già sofferto pensando di aver perso suo padre prima di nascere? Sai quanto soffrirebbe se scoprisse che in realtà ha un padre che non lo vuole? No, no, questo non è vero. Io gli voglio molto bene. Però non lo dimostri. Non ti sei mai occupato di lui. Come no? A lui serve un padre che lo capisca, che lo accolga, che sia affettuoso, che sappia guardarlo negli occhi e parlargli con sincerità. Ma ovviamente tu questa parola non la conosci. Io non capisco perché fai così. E io non capisco come fai a vivere dentro un castello di bugie.